Nel caso in cui ci siano dei sintomi, il tracciamento va indietro di quante ore? Di 48 ore dall'inizio della sintomatologia, mentre nelle persone asintomatiche si va indietro 48 ore dalla data del tampone. Ovviamente noi chiamiamo i referti, i casi di cui risulta un referto molecolare positivo. Ovviamente i sintomi possono essere insorti anche una settimana prima, però noi di questo non abbiamo notizia fin tanto che non ci risulta il tampone positivo. È una corsa contro il tempo per interrompere la catena dei contagi da Covid-19 che purtroppo ancora non sembra dare i risultati sperati. Mentre alcune settimane fa l'affanno sembrava dovuto alla scarsità di personale a disposizione del Dipartimento di Igiene Pubblica, oggi è invece il fronte dei tamponi, almeno secondo le tante segnalazioni che riceviamo, a soffrire di più. E anche questo, chiaramente il numero delle richieste è molto grande rispetto alle forze anche del laboratorio, anche degli infermieri che effettuano effettivamente, che vanno ad eseguire i tamponi, quindi i tempi chiaramente immediati non potranno essere in questa situazione, però stiamo già migliorando molto rispetto a qualche tempo fa. Stiamo cercando in tutti i modi, ovviamente noi facciamo il possibile, sta però arrivando altro personale e quindi ci auguriamo di poter entrare a regime, recuperando il pregresso, diciamo entrare in un regime di tempistica più rapida. Quanto affanno c'è sul sistema? L'affanno ce n'è abbastanza, perché il numero dei casi è veramente elevato rispetto alle forze che abbiamo ora, ma che soprattutto avevamo qualche tempo fa, prima che arrivassero, diciamo, queste nuove leve. Quindi è chiaramente una situazione molto difficile da gestire. Ci sono poi le nuove disposizioni introdotte lo scorso 12 ottobre dal Ministero della Salute in tema di isolamento e quarantena, che se da una parte contribuiscono ad alleviare la pressione sulla catena dei tamponi, dall'altra aumentano le ansie di genitori e cittadini, perché consentono ad esempio ai contatti di un caso di uscire anche senza un tampone dopo 14 giorni di quarantena, purché asintomatici. Mentre in caso di prolungata positività è stata introdotta la regola dei 21 giorni. Allora, dalla positività si esce o perché si negativizza, quindi quando si fa un tampone ed è negativo, ovviamente in assenza di sintomi da almeno 3 giorni, oppure anche se il tampone dovesse rimanere positivo a lungo, e questo avviene in molte persone, dopo 21 giorni dall'inizio della sintomatologia si può interrompere il periodo di isolamento, considerando che trascorso questo periodo la persona non sia più contagiosa. Ovviamente i sintomi devono essere terminati da almeno una settimana. Questa è la regola. Un cittadino comunque che finisce in quarantena deve avere questa, diciamo, comunicazione dal suo ufficio, assolutamente. Sì, dal nostro dipartimento, tramite la centrale operativa di Arezzo Fiere, riceve un attestato di quarantena, un certificato di quarantena, anzi di isolamento, se è positivo, perché la quarantena si riferisce ai soggetti non malati. E quindi riceve la nostra lettera di isolamento. Le ripeto, questo avviene, se non in giornata, al momento in cui compare il risultato del tampone, sicuramente entro il giorno successivo. I contatti familiari vengono messi in isolamento nella stessa procedura che isola il caso positivo. Per i contatti extra familiari potrebbe anche passare qualche giorno, sì, questo effettivamente sì.